camicie nere di tutta Italia. A Belmonte Calabro, l'Italia fascista onorerà la memoria purissima di Michele Bianchi, quadrumviro e politico della rivoluzione. La filosofia del progetto è quella di spostare l'attenzione dal corpo, perché dobbiamo ricordare che lì c'è proprio il corpo di Michele Bianchi, quindi è un vero e proprio mausoleo, quindi spostarlo da lì, quindi cambiando anche l'ottica e la prospettiva da un punto di vista proprio architettonico, perché lì tutto tende a rivolgere lo sguardo verso quel corpo lì, no? Noi vorremmo invertire questo tragitto, questo percorso, e fare in modo che man mano che il visitatore si reca al mausoleo possa attraversare questo grande viale che c'è e vedere attraverso i pannelli che abbiamo intenzione di posizionare a destra e a sinistra quella che è stata la storia dell'antifascismo. Defascistizzarlo sì, però per far conoscere che cosa è storicamente il fascismo, che cosa è stato, anche perché qui nella zona Michele Bianchi è visto proprio come una persona, un illustre concittadino che ha fatto tanto bene alla Calabria, perché è lui che ha messo su il villaggio di Camigliatello, tra le altre cose, lo zuccherificio per esempio di Lamezia Terme, le bonifiche eccetera, e lui è stato, ricordiamo, anche ministro dei lavori pubblici. Partecipanti al raduno estivo escursionistico dei dopolavoristi dell'Italia meridionale sulla Sila, presenziato in rappresentanza del segretario del partito, dal direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro, che è accompagnato dall'ispettore Mancini, dal prefetto, dal federale di Cosenza e dalle altre autorità, ha reso omaggio al monumento del quadrumviro Michele Bianchi. A partire da dove sta adesso la polizia, verranno piazzati 60 cartelli, senza toccare un albero, niente, che dove c'è il curriculum di ognuno dei confinati in Calabria. Accanto alla tomba verrà messa la vittima più illustre di Michele Bianchi, cioè Giacomo Matteotti. Si dicono non era segretario del partito, era ministro, peggio ancora, quando Matteotti è stato letteralmente scannato da 3 delinquenti iscritti al Partito Nazionale Fascista. Verranno esposte tutte le bandiere delle brigate partigiane. Nei giorni scorsi ci sono stati almeno 3 articoli o comunicati stampa da parte dell'Associazione Giovanile di Fratelli d'Italia, di Forza Nuova e del Movimento Sociale Italiano. Michele Bianchi non si tocca, giù le mani da Michele Bianchi. C'era un appuntamento, ma arrivederci al giorno 24. Anche io ho letto di, come dire, iniziative di gruppi neofascisti di organizzare provocatoriamente una manifestazione qui nello stesso piazzale. A Belmonte Calabro si celebra il 12° anniversario della morte di Michele Bianchi. Presente il segretario del partito che con questo omaggio allo scomparso quadrumviro ha iniziato la visita alle province calabre. Diventerebbe come Predappio. Tutta la delinquenza fascista d'Italia si reca a Predappio a onorare Benito Mussolini. Quindi questo diventerebbe Belmonte. Ho intenzione di interloquire prima di tutto con il sindaco di questo comune affinché mi siano chiare quali siano le intenzioni, perché valorizzare la storia fascista ritengo che sia assolutamente da scongiurare. Sicuramente interverremo presso il Ministero, presso appunto il Ministero dei Beni Culturali. A Franceschini voglio dirgli: caro Franceschini, sai che il sindaco di Belmonte vuole fare del mausoleo un museo dedicato a Michele Bianchi e quindi un inno al fascismo, quindi un'apologia dell'apologia? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.